Buonasera a tutti, questa sera faremo una ricetta con sorpresa. Intanto vi illustrerò gli ingredienti: endivia riccia, parmigiano, dei vegetali per il brodo, limone, uova, muscolo di bovino adulto e fuso di tacchino. La sorpresa è che non sarò io a fare la ricetta, ma sarà la mia mamma. Buonasera, gli ingredienti per il brodo ve li ha già fatti vedere Davide. Noi faremo questo brodo che è un piatto della tradizione abruzzese. Di solito si usa il cartone e le pallottine di vitello. Io invece lo farò in un altro modo, come mi ha insegnato la mia mamma. Mettiamo nell'acqua i vegetali, sedano, carota, anche con qualche fogliolina, e cipolla. Dopo che le nostre verdure sono andate un po' e hanno dato anche un po' di colore al brodo, inseriamo la carne. E la mandiamo per almeno un'ora e mezza. Poi vi regolate quando la carne si stacca dall'osso, è pronta. Aggiungiamo anche dei pomodorini per dare un po' di colore al brodo. E mentre il brodo bolle, lessiamo la nostra endivia. Ho tolto la carne e le verdure dal brodo e adesso vado ad inserire l'indivia lessa e sminuzzata. E la faremo bollire per 10 minuti. Una volta pronta la carne, mettetela sul tagliere e fatela raffreddare un pochino. La taglierò io, che col coltello sono un po' più veloce. Sminuzzatela per bene e dopo mamma vi farà vedere il resto. Adesso grattugiamo un po' di limone, poi lo tagliamo e ne spremiamo un'altra parte nell'uovo. Poi aggiungiamo il parmigiano e mescoliamo. Versiamo il composto sulla carne sminuzzata, giriamo. Adesso andremo ad inserire il nostro composto di carne, limone e uovo e parmigiano. Lo inseriamo nel brodo, mescoliamo e aspettiamo che il limone e l'albume dell'uovo chiarifichino il brodo. Il nostro brodo delle feste è finalmente pronto. Vedete come adesso è diventato molto più limpido. Mamma, posso avere io l'onore di impiattare? Certo. Grazie, gentilissimo. E appunto adesso impiattiamo. Mettiamo un paio di mestoli. Un'altra grattatina di limone e la nostra zuppa rustica è pronta. Un bacione a tutti, spero che la ricetta della mamma e della mamma vi sia piaciuta. Un bacio a tutti quanti. Buon appetito!